Mi stai un cacco sulla riva, su canto non mi sfianca, su calabrisa. Pur un mezza riva, un sangue mi guglia. Si c'è te spaccare, spacco come un gaccia. Stai un cacco sulla riva, su canto non mi sfianca, su calabrisa. Buongiorno, sono Antonino Perrotta. E siamo a Diamante, la città dei murales, denominato il paese dei nasi all'insù perché nel 1981 il pittore genovese Nanni Razzetti insieme al sindaco dell'epoca Evasio Pascale decisero di portare a Diamante 81 pittori che realizzarono 81 opere. Negli anni questo progetto è andato avanti fino ad arrivare lo scorso anno in cui Diamante ha raggiunto più di 300 opere realizzate all'interno del borgo e ha festeggiato i suoi primi 40 anni dalla prima operazione murales. Le opere che vedremo di seguito sono tra le più importanti che sono presenti all'interno del museo a cielo aperto più grande d'Italia. Allora, questa qui è l'opera emblematica della prima operazione, ha 41 anni ed è quasi intatta e rappresenta appunto la scena in cui il pittore Nanni Razzetti e il sindaco Evasio Pascale sulla destra discutono di questa operazione. Alle spalle il borgo con i ponteggi e i primi artisti che dipingono, che un po' ricorda anche quell'esperienza. E a sinistra abbiamo alcuni pescatori del luogo che intenti ad attraccare, quindi un po' richiama sia la storia e il borgo dei pescatori di Diamante, quindi anche la storia di quel momento ci lascia una traccia di quello che è stato realizzato. Nel 1981 chi ha concepito questo museo a cielo aperto sapeva che questo tipo d'arte, dei murales, dell'arte urbana, era un progetto molto effimero proprio per la durata di queste opere, quindi si è pensato a un'opera che restasse negli anni, quindi non si pensava magari che dopo 40 anni la maggior parte delle opere restassero ancora visibili, allora pensarono di realizzare un mosaico che doveva essere il mosaico più grande del meridione. Fu realizzato da Angelina e Michele Esposito, due artisti ferraresi che realizzarono questo progetto ambizioso narrando tutta la storia del territorio, quindi partendo dal Paleolitico, arrivando fino ai giorni nostri, fino a questo pezzo finale che rappresenta appunto Diamante. Questo diamante nel borgo di Diamante appeso a un filo che rappresenta un po' quello che è la linea sottile che dovremmo non spezzare per non rompere l'equilibrio di questo territorio. L'opera che vedete è stata realizzata da Riccardo Buonafede, artista di Comacchio, che ha portato un po' quello che rappresenta il conflitto interiore tra il cuore e la mente, quindi dedica quest'opera a suo figlio, infatti rappresenta suo figlio in queste due versioni. E in particolare inserisce all'interno dell'opera, e questo lo si può vedere solo durante la sera, delle plafoniere, che quindi di notte si ha questa illusione che l'opera prende luce. Questa è stata la mia prima opera di grandi dimensioni, risale al 2017, primo anno dell'operazione Street Art Diamante, festival che è andato a implementare l'arte urbana all'interno del contesto già esistente delle opere murali. Rappresenta un bambino che guarda affacciato la finestra in attesa di avere notizie di un proprio caro che è andato via e è migrato fuori dal proprio contesto. In realtà è dedicato a questo giovane Samir che è stato ritrovato privo di vita a Pozzallo sulla spiaggia e in tasca aveva una lettera. La lettera è stata scritta durante la traversata, durante il viaggio nel Mediterraneo, ma in realtà lui non ce l'ha fatta. Questa lettera l'avrebbe spedita nel momento in cui fosse arrivato in Europa. Qui l'artista internazionale Iorit, lo scorso anno per celebrare i 40 anni dalla prima operazione murales, è stato invitato a realizzare un'opera a Diamante e ci ha regalato il ritratto di Jean-Michel Basquiat, che rappresenta uno dei massimi esponenti del graffiti writing statunitense, colui che è riuscito a portare tra i primi il graffiti writing all'interno dei musei, quindi
rappresenta un passaggio molto importante dell'arte contemporanea. Questa è un'opera maestosa, la più grande che è stata realizzata a Diamante nel 2018 durante la seconda edizione del progetto OSA Operazione Street Art dall'artista madrileno Stir. Questa donna rappresenta il mistero di Diamante, lui ha chiamato così quest'opera, questo colibrì che porta una chiave che apre la porta del suo cuore. Diciamo la chiave di lettura di quest'opera è proprio in quelle chiavi dove lui ha messo dei simboli, quindi la chiave può essere il cuore, poi ha messo un diamante, delle spade, quindi c'è un po' una chiave di lettura della vita in generale. Quest'opera era, è stata realizzata dall'artista padovano Tony Gallo e parla del rispetto dell'ambiente, quindi un po' Tony è un artista che lavora molto su questi temi sociali, sull'amore e l'ambiente, quindi ha una doppia chiave di lettura. Mi stai un cacco sulla riva, su cattu non mi sbianca su calabrisa, pure un mezzo arriva.